Un'economia in chiaro e scuro, quella ligure, che appare nello studio effettuato dalla Banca d'Italia per quanto riguarda il 2011. Un'economia sostenuta dalla metalmeccanica, dall'elettronica e dalle telecomunicazioni. Difficoltà invece per la cantieristica navale e l'edilizia. Dopo un primo semestre sostanzialmente favorevole, abbastanza favorevole, è iniziata una decrescita che poi ha portato, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno, alla recessione che dura tuttora. Noi riscontriamo da una parte che c'è una diminuzione del numero delle imprese, non è un calo fisiologico, è un calo strutturale e quindi quando chiude un'impresa vuol dire che si bruciano posti di lavoro. Dall'altra parte, ed è quindi una conferma, aumentano le persone iscritte al collocamento che chiedono di lavorare. Quindi l'emergenza è il lavoro, l'emergenza è la ripresa economica, l'emergenza è la nostra capacità di stimolare ogni possibilità di aumentare il fatturato per le imprese e le ore di lavoro per le persone. Questo è l'impegno che Camera di Commercio ha attraverso molte iniziative, ma è un impegno che non basta da parte della Camera di Commercio, deve essere corale di tutte le istituzioni, di tutte le persone, di tutto il sistema delle imprese. Possibili soluzioni? Quella di tornare a crescere e puntare sui fattori di forza che sono a parte risolvere i problemi strutturali che affliggono il paese, ma comunque l'internazionalizzazione delle imprese, investire in una visione di sviluppo che consenta di indirizzarsi verso prospettive di crescita.